Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex, pronti per un nuovo episodio del nuovo Sword Art Online in versione PlayStation 5, sempre in compagnia del vostro Diablotex. Senza perdere tempo vi ricordo di lasciare magari un like, un commento, condividere il gameplay, iscrivervi sul mio canale YouTube e adesso possiamo continuare verso la modalità storia. Allora, vi dico come verrà composto questo episodio. Faremo la missione 7, e poi completeremo anche la missione secondaria. Quindi preparatevi. Quindi missione 7 di storia principale e poi missione secondaria. Via, buona visione a tutti e vediamo un po' in che modo continua la storia. Anche perché tra un po' qui dovrei iniziare un po' a livellare i miei personaggi. Sono convinto un po' di questo, poi lo scopriremo un po' più avanti, insomma. Central Cathedral ho nobotteito. Toyo no wa oboeteru na. Tada, soko de nani ga atta no ka wa kiyoku ga hakkiri shinai. De, futo kizuku to itsu no mani ka hitori de koko ni tatteita. Sono Central Cathedral っていうのは町の名前か何か？氷教会の中枢である巨大な塔で王都セントリアにあるんだけど聞いたことないかな。うん、全然ごめんね。そうか。何のゲームの話だろう。ファンタジー系？私あんまり詳しくないからな。不可だったら何か知ってたかな。本当はこんなことをしてる場合じゃないんだ。アドミニストレーターに打ち勝ってアリスを。いや、焦っても仕方ないか。何かのイベント中だったのかな。なんか役作りにどっぷりハマっちゃうタイプ。まあ悪い人でもなさそうだけど。君の方は何かこんな状況になった原因とか思い当たるかい？町の近くで友達と狩りしてたらいきなりこんなところに移動してて、正直何がなんだかさっぱり。私は急ぎの目的があったわけじゃないけど、友達のことはちょっと心配だから、できれば早く再合流したいな。友達思いなんだね。無事だといいね。彼女が何かやらかしていないか心配で。あ、ならまずは人里を探して。その声がしたね。ああ、もう来るな来るな来るな。これはちょっと逃げ切れないな。覚悟決めて戦うしかなさそうだ。とは言うけどさ、あんたこの数を相手にする自信あんの？戦うってのは行為や結果じゃなく意思なんだぞ。自信があろうがなかろうが、抗う気持ちさえあれば戦えるさ。アラゴって、まあ要は戦う気があっても強さは別問題ってことなんだが。ちょっといいこと言うなと思ったのに。知ってるだろ、俺っちは情報屋、特技はハイドとスニーク、正面切っての戦闘は専門外。ま、死にたくないから全力は尽くすけどな。ああもう、なるようになれ。ほーら、モンスターどもかかってこーい。
協力してこの魔獣たちを追い払おう。こちらに合わせて動いて。アルゴ、あの二人と合流するわよ。了解だ。まずは目の前のモンスターからだな。Ed eccoci qui ragazzi. Ok, allora, vediamo un po' chi avrò voglia di usare io. Lei. Come personaggio principale lei. Allora, qui ragazzi mi sembra di capire che pian pianino stiamo andando avanti nella storia e pian piano stiamo bisognerà sbloccare tutti i personaggi per poi iniziare l'avventura vera e propria. Questo mi sembra di capire. Comunque, vediamo un po', qui abbiamo le zanne dell'eremita di livello 4, quindi ovviamente inserirò quelle, mi sembra giusto. Ok, mi sembra molto molto giusto. Perfetto, conferma equipaggiamento e iniziamo la nostra missione. Vediamo un po' come andrà, insomma. Ok, picchiare con gli artigli è veramente spettacolare, quindi veramente spettacolare picchiare con gli artigli. Attenzione ragazzi, perché qui potrebbe diventare il capitolo preferito di Sword Art Online qui, per il sottoscritto, attenzione, perché può succedere anche questo, può tranquillamente succedere. Allora vi chiedo solo una piccola, sento un po' l'audio un po' troppo esagerato, quindi vediamo un po'. Perfetto. Ok, adesso va molto molto meglio. Adesso va molto molto meglio ragazzi. Allora vediamo un po' qui. Wow, siamo abbastanza competitivi. Unisciti alla squadra. Ok. Boku wa Yuzio de kono ko wa Ren. ありがとう。私はリズベット、こっちはアルゴ。とはのんびり自己紹介してる場合じゃなさそうだ。まだまだモンスターが集まってきてるぞ。ここで戦ってたらいい標的だよ。安全そうなとこ探そう。Perfetto, cercheremo un posto sicuro. Comunque ragazzi, veramente potrebbe diventare il capitolo preferito della serie, quindi io adesso non dico ancora nulla, ma siamo sulla buona strada, siamo veramente sulla buona strada. Vediamo un po', vediamo un po' qui. Ok, anche perché vedo che il mio personaggio subisce pochi danni, quindi ha un'ottima resistenza, devo dire. Ma qui ho visto una cosa, ragazzi. Vediamo un attimino. Infatti, qui ho visto questa cassa. L'ho vista in lontananza, ragazzi. Cosa vi devo dire? L'ho vista in lontananza. Vai. Però fermi, perché qui abbiamo anche... Vediamo un po'. Dov'è? Ah, non è qui. Vabbè, andiamo verso la strada principale. Tanto per livellare se ne parla un po' più avanti. Mi sembra di capire che per adesso posso andare ancora avanti con le missioni, perché tanto prima si dovranno sbloccare tutti i protagonisti e poi aumenterà anche di livello e così via. Credo che sia un titolo abbastanza corposo da portare avanti, sì, molto corposo, sostanzioso, sì. Ne avremo abbastanza da fare qui, Ho questo piccolo presentimento, poi magari posso anche sbagliare, ma non credo. Sinceramente non credo, ragazzi. Lì ho visto un forziere, ma noi adesso... Vai, proviamo l'attacco. Wow, molto molto bello. Molto molto bello qui,
Molto molto bello. Allora, esplora il deserto. Io esploro, ma qui abbiamo delle casse da prendere, quindi prima arriveranno le casse, poi posso esplorare tutto quello che... Allora, qui la cosa buona, ragazzi, vi dico, che per livellare è veramente frenetico, divertente, perché comunque i nemici non mancano, quindi i nemici ne abbiamo veramente abbastanza, ne escono in quantità abbastanza buona dal mio punto di vista, quindi... Ma ci vorrà comunque tempo. Allora, qui cosa facciamo? Aumenta i danni, ok. Anche questa cosa di prendere questi potenziamenti, che poi si possono cambiare, insomma, molto molto bello. Vai, è solo questo? Perché incarico fallito? Abbiamo il tempo. È sempre per una questione di tempo, eh sì, abbiamo 8 secondi lì, ragazzi, quindi... Ancora. Ma adesso fermi tutti, eh. Adesso è incarico completato. E beh, cosa abbiamo qui? Attenzione. Attenzione. Qui la situazione è un po'... Vediamo. A resistenza sono messo abbastanza bene. Vai, qui abbiamo due forzieri che possiamo aprire. Uno è anche dorato, quindi dovrebbe avere delle cose in più. Vediamo. Ok. E qui? Allora, fermi tutti, eh. Il tasso critico del 30%, ragazzi, è molto... insomma, è una cosa di altissimo livello. Come deve essere? Come deve essere? Come deve essere? Allora, diamo una controllatina. Diamo una controllatina qui. Allora, a tratti, ragazzi, come uso il personaggio lì che spara con il fucile, mi sembra Fatal Bullet, che è un capitolo che io devo portare ancora avanti nel mio canale a distanza di anni, ma continuerà anche quello. È veramente un altro capitolo formidabile, anche Fatal Bullet. Allora, ok, prendiamo questo, anche se no, voglio tenere questo, ragazzi, sì. Ero un po' indeciso, ma poi mi sono ricreduto, diciamo. Ero un po' indeciso. Allora, qui sopra cosa abbiamo? Un forziere, però non dovrebbe essere nulla di particolare, perché... Bah, vediamo. Aumenta il tasso critico di qui. Cioè, ragazzi, allora, è lo stesso oggetto che ho preso prima, vedete? Però il tasso critico qui è 30, lì è 15, quindi è normale che... Non vado a cambiare per una cosa minore. Non vado assolutamente a cambiarlo. Ah, ok. E adesso qui. Allora, questo personaggio è veramente molto molto forte, ve lo dico, perché ha una resistenza fisica da non sottovalutare, quindi veramente da non sottovalutare. Allora, obiettivo aggiornato. Bisogna tornare dietro. Bisogna tornare dietro lì. Ok. Ok. Chissà, ragazzi, se alla fine della storia, scusatemi, non vi porterò anche un po' di qualche missione in multiplayer. Non lo so, questo non lo dovrò decidere più avanti. Adesso pensiamo. Vediamo un po'.
questo scorpione qui è un po'... è un po' aggressivo, vediamo un attimino. È anche molto resistente, sì. Ragazzi, dovete darmi una mano però. Una mano mi occorre. Ah, il mio personaggio è passato a miglior vita. In che modo non l'ho ben capito. Comunque, fermi tutti. Allora, fermi perché forse posso rianimarlo. Eh sì. Perfetto. È tosta, non è che... No, devo iniziare a livellare, sì. Credo che... Devo iniziare. Ma la missione sarà conclusa qui, potrebbe essere. Potrebbe essere, sì. Devo livellare i personaggi, altrimenti... Altrimenti la vedo un po' complessa. Giriamo un po' qui intorno se magari abbiamo un forziere. Non ne sono certo, eh. Però, vabbè, magari non esce nemmeno più qualche nemico e nulla. Eh no, siamo nella fine della missione, quindi... Qui, ragazzi, se non si livella un po', avremo qualche problemino, eh. Grado A. Wow. Mica male. Identifichiamo gli oggetti. Ottimo. Fantastico. Comunque, anche come sono disegnati i personaggi, bellissimo, ragazzi, eh. Di livello 7 questa? Ah, rango 7 quest'arma. Wow. Vai, conferma e continua. Rango giocatore 7, ok. Ragazzi, qui i personaggi ci vorrà un po' per livellarli, ma voi sapete che il vostro Diablotex farà anche questo senza problemi, quindi massima serenità sulla questione. Allora. どうなることかと思ったよ。ありがとう。レンとユージオだったわね。改めてだけど、私リズベット、メイス使い、本業は鍛冶師。俺っちは情報屋のアルゴ。 火星が間に合ってよかったよ。無事で何よりだ。もう周りに魔獣はいないようだね。少し休もうか。そうか。やっぱりみんな同じなんだね。気がついたらここに飛ばされていた。 何が起こってるのかしらね。ねえアルゴ、何か気づいたこととかない？こう、みんなが何も分からなくて困ってる時って情報屋の腕の見せ所じゃないの。無茶ぶりはやめてくれよ。突然こんなことになって俺っちも面食らってるんだからさ。ただ、 少しずつでも情報は手に入れていきたいところだ。レンちゃんのその装備、GGOのだな。うん。私はALOをやってたんだよね。狩りしてたら突然ここに飛ばされた。ALOとGGOのプレイヤーが共に巻き込まれてるってのは、 異常の影響がザ・シードネクサスのかなり広い範囲に及んでいるということだろ。で、何が原因かって話なんだが、実はこうなる少し前、ガラクシアのサーバーに異常なエラーが出てたらしいんだ。まあ、ガラクシアは知ってるか？ふか、友達から何か聞いたような。 最近
ザ・シードネクサスのいろいろな VR ワールドに実装された拡張機能だっけ。過去のことをものすごくリアルに再体験できるとかいう。私はリーファにちょっとやらせてもらった。難しいことはよくわかんないけど、つまりガラクシアのせいでこんなことになってんの？証拠も根拠もないからまだ何とも言えない。ただあの機能ちょっとうさんくさいんだよな。システムが完全非公開のブラックボックスだし、依頼を受けてとあるソフト会社が開発したんだが、なんでもそのクライアントがどこの誰だか全く不明なんだとか。ユージオさん？ああごめん、ちょっと考え事してた。おそらく僕は全く異なる別世界に来てしまったんだな。彼女たちの会話には未知の用語や概念が多すぎる。レンの武器と防具も僕の知っている鍛冶師や細工師では作れないようなものばかりだし、はあ、参ったな。つまり今度は僕がベクタの迷子ってわけか。キリトもこんなに心細かったのかな。キリト！声出しちゃって。あ、それよりユージオ、今キリトって言った？キリトってあのキリト？どのキリトかわからないけど、僕の知ってるキリトは黒い髪、黒い目をしたアインクラッド流の剣士だよ。アインクラッド？じゃあやっぱりキリトだ。うん、その可能性が高そうだ。世の中狭いもんだな。君たち、キリトの知り合いなの？もしかして、彼もこの世界に来てるのかな？それはどうかわからないけど、来てるなら合流したいわよね。キーボーって、こういうわけのわからない状況ほど力を発揮しそうな気がするんだよな。ああ、それよくわかるよ。時々すごい決断力と底力を発揮するよね。こういう時にいてくれたら頼りになるだろうな。あれ？なんだか私だけ蚊帳の外。ottimo ragazzi, veramente ottimo.Ah, qui non ci sono altre cazzine al riguardo. Perfetto. Allora, come promesso, andremo a fare anche questa missione secondaria, giusto per capire, per vedere un po' come funzionano. Poi nel prossimo episodio torneremo ad affrontare le missioni di storia principale. Quindi vediamo adesso un attimino di gestire bene. Tanto una missione secondaria non dovrebbe portar via molto tempo, credo.やっぱりつながりません。システムとつながれば私も少しはできることが増えるんですけど。まあつながらないものはしょうがないさ。ネージのせいじゃないしな。どうやら一筋縄じゃいかないトラブルが起きてるっぽいし。じゃあやっぱり地道にテストルームを探すしかないか。よーし、早速出発しよう。ふうか、今はクイネラさんとリーファさんを待たないと。偵察に行ってくれてるんですから。ああ、そっか。偵察っていうか、クイネラがリーファを連れて行った感じだったけどな。この世界に詳しいからって。まったく自分勝手というかマイペースというか。でもリーファたちが町とか見つけてくれるかもしれないよね。そしたら少しは落ち着けるかも。どうだろうな、
リーファは空が飛べるから探索範囲は広いけど、ネジュ、町の場所とかもやっぱりわからないかな。この辺りの地形から推測とか。申し訳ありません、現在の私ではお力になれず。そうか、ならやっぱり地道に調べて回るしかなさそうだな。私がちゃんとナビゲーション AI として機能していれば。だからそれはネージュのせいじゃないって。気にしなくて大丈夫。ちょっと時間がかかっちゃうかもしれないけど、ちゃんと調べていけばそのうちきっと見つかるよ。ありがとうございます、キリトさん。時間がかかるとバイトはどうなるのかな。まあいっか。キリトの言う通りシステム的なエラーだとしたら私には責任ないもん。怒られることはないはずだよね。逆に不具合の原因を突き止めちゃったりしたら特別ボーナスとかもらえちゃうかも。ふうか、あなた本当に現金ですよね。いやいや、ありえるぞ。これだけ大きい不具合で復旧にも時間がかかってるんだから。もし原因を特定できたら大手柄だよ。だよね。よし、やっぱり探索しよう。クイネラもいろいろ見て回りたいって言ってたしね。でも敵とかさっきみたいに攻撃的なプレイヤーもいますよね。大丈夫でしょうか。ちゃんとボディーガードするから安心してくれ。リーファとクイネラは頼りになるからさ。リーファとクイネラ確かに強かったよね。私たちのこともあっという間に助けてくれたし。ああ、リーファは剣も魔法も得意だし、ALO でも上位のプレイヤーだ。クイネラは、まあ、うん、強さは申し分ない。なんか歯切れが悪いけど、キリトと二人はどんな関係なの？やっぱり同じゲームの仲間かな？それともリアルでも知り合いとか？リーファは俺の妹だよ。エールオでもよく一緒に遊んでるけど。リアル妹？兄弟で一緒にゲームしてるんだ。まあな。確かにお二人はとても仲が良さそうでしたもんね。兄弟と聞いて納得しました。それじゃあクイネラは？さっきの言い方だとちょっと複雑な関係かな。もしかして彼女なの？違う、クイネラとは全然そんなんじゃないって。うろたえちゃって怪しいな。本当に違うってば。あの人とはいろいろあったんだよ。いろいろね。あ、元カノ？だから違う、本当にただの知り合いだよ。でもクイネラさん、なんというかとても威厳があるというか。静かに。どうしたの？誰か、いや何かこっちに来る。これは敵ですか？おそらくな。風花とメイジはちょっと離れて。
人で大丈夫？ああ、やれると思う。でもヤバそうだったら逃げるから、そのつもりでいてくれ。わかった。Perfetto ragazzi, qui userò Kirito, l'equipaggiamento credo di aver preso qualcosa di più sostanzioso, credo, sì, di poco ma comunque abbiamo fatto qualcosina, qui aumenta anche qui, perfetto, conferma l'equipaggiamento, vedremo un po' che tipo di boss o di mostriciattoli avremo di fronte. Vediamo un po'. Voi dite che posso farcela? Ma sì, dai, voglio essere fiducioso sulla questione. Voglio essere abbastanza fiducioso, ragazzi. Sono da solo, ma voglio gestire la battaglia, sì. Voglio cercare di gestire la battaglia. Allora, fermi tutti. Ah ok, escono nemici di continuo. Va molto bene. Un'ondata di nemici, ragazzi, che arrivano un po' da tutti i punti. Molto molto bene, così mi piace. Così, devo essere sincero, amo queste ondate di nemici. Quindi per me le cose vanno bene in questo modo. Vanno molto bene in questo modo. Vediamo un po'. Allora, quella barra blu dovrebbe essere l'energia. E infatti devo difendere le mie amiche qui, no? Quindi mi sembra anche giusto. Vai, Kirito. Mamma mia. Proviamo un po'. Io non so quanti nemici arriveranno ancora, Non ne ho idea, perché comunque arrivano anche... Arrivano un po' da tutte le parti qui, da tutte le direzioni. Mamma mia, che bordello. Spero di farcela, Spero di avere il potenziale giusto per portare a termine questa missione, Altrimenti... Ma dove vai? Ma cosa devi fare? Ma cosa devi fare? Ragazzi, ma quanti ne arrivano? Ma quanti nemici arrivano qui? No vabbè, una cosa bestiale per stare alla prima missione secondaria. No, qui devo livellare molto, sì. E ho questo presentimento, ragazzi. Qui bisogna livellare molto, per forza. Abbiamo un po' troppe... Obiettivo aggiornato. Ah! Manca solo lui e basta? È l'ultimo nemico? Molto probabilmente sì, Molto probabilmente potrebbe essere l'ultimo nemico, ragazzi. Speriamo bene, perché la vedo un po' male, altrimenti, Speriamo bene. Wow, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Vai, foto di gruppo. Siamo belli tutti e tre qui, Siamo belli? 49.500 punti da prendere, qui non credo abbiamo qualcosa, infatti non abbiamo nulla, non abbiamo assolutamente nulla da prendere qui. Vabbè, torno qui, ora ci sarà una breve cutscene, credo, poi... Grado? No vabbè ragazzi, dai, per un pizzico il grado S era molto vicino, vediamo un po', identifica oggetti... Wow, attacco più 10%, conferma e continua. Ok, adesso andando avanti qui i punti esperienza diventano un po' più importanti, ne arrivano un po' di più, quindi iniziamo a salire un po' di livello. Vabbè, a salire, insomma, ci vorrà il tempo che ci vorrà. よし、これで最後だと思うけど、ネージュ、敵がまだ残っているかどうか見てくれないか。は
大丈夫そうです。動くものの気配はありませんでした。そうか、よかった。とりあえず一安心だな。それにしても、いやー、キリトって本当に強いんだね。私たちを守りながらあんなにたくさんの敵を。はい、先ほども見事な腕前だと思いましたけど、改めて強さを感じました。今回は敵がそれほどでもなかったからな。それに二人がちゃんと守りやすいところにいてくれたから戦いやすかったよ。でもサポート AI の私まで守ってくれるなんて。そんなの当たり前だろ。二人を守るって約束したじゃないか。はい、ありがとうございます。キリトってかっこいいね。あ、そうか。うん、だって私たちが襲われていた時も助けてくれたし、ナビゲーション AI のネージも大切にしてくれるし。そんなの普通だと思うけどな。いえ、優しい人はたくさんいると思いますけど、こうやって一緒に守ってくれる人はなかなかいないと思います。だからキリトさんと一緒なら安心できます。そういうことならどんどん頼ってくれていいぞ。もしシステムとの接続が復活したら俺たちもお世話になると思うし。はい、その時は精一杯皆さんのお力になりたいと思います。なんだか明珠張り切ってるね。そのためにもできるだけ早くテストルームを見つけないといけませんね。早速。ちょっと明珠、リーファとクイネラがまだ帰ってきてないって。さっき自分で言ったんじゃない。ああ、そうでした。すみません、気が流行ってしまって。俺もよくあるよ。思いついたらすぐ行動しないとなんだか落ち着かないんだよな。面目ないです。でもリーファたちが出かけてから結構時間も経ってるし、もしかしたらトラブルが起きてるのかもしれないな。私たちも敵に襲われたしね。あの二人ならそうそう敵に遅れを取ることはないと思うけど、心配だから迎えに行こうか。はい、そうですね。お二人が向かった方向はあちらですよね。そうだったな。よし、警戒しながら進もう。ネイジとフーカは俺の後ろをついてきてくれ。あんまり離れないようにな。はい、わかりました。どうしたんです、フーカ、行かないんですか。え、あ、ううん、もしかしてさっきの戦いで怪我でもしたのか。だったら。違う違う、大丈夫。ちょっとぼーっとしちゃっただけ。本当に大丈夫ですか、フーカ。平気だって。さあ、リーファとクイネラを迎えに行こう。大丈夫ならいいけど。って、おい、フーカ。一人で先に行ってはダメですよ、フーカー。Vediamo un po', potrebbe continuare verso un'altra... infatti, bisogna sbloccare il continuo di queste missioni, giustamente, giustamente.
Allora ragazzi, il vostro Diablotex chiude qui un altro episodio per quanto riguarda il nuovo Sword Art Online in versione PlayStation 5. Spero che questa serie sia di vostro gradimento, ma credo proprio di sì. Grazie di cuore a tutti per il vostro fantastico supporto e il vostro Diablotex vi dà appuntamento ad un prossimo episodio, promesso non tarderà ad arrivare. Grazie di cuore a tutti. E vi ricordo che se volete dare supporto al mio canale YouTube, di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e di iscrivervi sul mio canale YouTube. Grazie di cuore a tutti per il vostro supporto e appuntamento al prossimo episodio. Ciao!